Ciao amici di Spazio Games, siamo appena stati negli uffici di Nintendo Italia a prendere il nostro Wii U nel suo Premium Pack, la console in versione nera, incluso abbiamo Nintendo Land, è la versione da 32 GB, e adesso procediamo con l'unboxing per vedere esattamente che cosa contiene il pacchetto. Vi ricordiamo che la console sarà disponibile da venerdì prossimo, il 30 novembre. In due diverse edizioni ci sarà questa, il Premium Pack, e poi la versione base che invece arriva in bianco con un hard disk da 8 GB senza Nintendo Land dentro e senza alcuni degli accessori che sono contenuti qua dentro. Allora, questo è il primo dei due pacchettini che ci sono dentro, un po' come succedeva nel Wii. Abbiamo il manuale con le istruzioni, direi che possiamo anche sorvolare. Abbiamo Nintendo Land che arriva pacchettizzato, c'è il login del Nintendo Network. Come sappiamo, Nintendo Land ha delle funzioni online abbastanza limitate, non si gioca online insieme, ma ci sono delle interazioni tramite Miiverse. La confezione di Nintendo Land contiene i punti per il Club Nintendo, il manuale e il gioco. Passa agli adattatori e vorrei che potesse sentire l'odore di plastichina di nuovo che fa sempre molto bello. Questo direi che è l'adattatore per il Wii U. Questo invece è l'adattatore per il gamepad. Vi serviranno ovviamente quindi due spazi liberi nella vostra ciabatta da videogiocatore. Cominciano i contenuti speciali per questa versione del Wii U. Questi sono gli stand per tenere la console, che non sono presenti nell'edizione Basic. Questo invece è lo stand per tenere il gamepad. E questo invece è lo stand per ricaricare il gamepad, nel senso che vi si inserisce l'adattatore e poi lo si può tenere su. Questo chiaramente sarà molto utile perché la batteria del gamepad ancora non sappiamo perfettamente quanto durerà, ma dovrebbe essere intorno alle 3 ore circa. E quindi per le sessioni di gioco un po' più lunghe sarà necessario ricaricarlo. Una sensor bar, quindi nel caso aveste venduto il vostro Wii per passare a Wii U, ecco che arriva. E il cavo HDMI, questa è sicuramente una buona idea di Nintendo. Passiamo al secondo degli scatolotti, che contiene un po' la ciccia di questo pacchetto. Cominciamo con il cuore della confezione, il Wii U Gamepad, in versione nera ovviamente. Vediamo un po' la prova ditata. La ditata rimane. Profumo di plastichina di nuovo si fa sempre più potente. Ecco qua, la console è sensibilmente più grossa del Wii, ma direi che non ci sono problemi, e anche qui la ditata rimane poderosa. Dietro, come vediamo, c'è la presa per l'HDMI e anche il connettore classico per l'output in SD, che è come quello del Wii. Prese USB, la porta per la sensor bar e la corrente. Molto bene, adesso noi andiamo ad accendere il Wii U e buttarci nelle prove dei vari giochi che abbiamo qua in redazione. Continuate a seguirci.